15 anni fa, il 19 settembre 1995, moriva a soli 61 anni, stroncato da una malattia improvvisa, Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano. San Patrignano che però continua a vivere, a operare e soprattutto a ricordare il suo fondatore. È in collegamento con noi da San Marino, Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo e oggi responsabile della comunità. Buongiorno. 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 E con noi in studio Renzo Picutti, adesso adulto, uno dei tanti, delle migliaia di ragazzi che Vincenzo Muccioli ha aiutato a uscire dalla tossicodipendenza e oggi, pensate, è responsabile a sua volta di una comunità di recupero. Buongiorno, grazie per essere qui. Andrea, in che modo ricorderete Vincenzo, tuo padre? Che cosa volete che di lui non venga in alcun modo dimenticato? Lo ricordiamo con gioia, con una serie appunto di eventi che vogliono essere un festeggiamento, un ricordo piacevole, gioioso, con tutti i ragazzi che sono oggi qua a San Patrignano, 1500, con i tanti che torneranno per questo ricordo e con tantissime persone che nel tempo ci hanno dimostrato di condividere quello che facciamo e soprattutto di avere una grandissima stima, apprezzamento per il valore della persona Vincenzo Muccioli e per il valore straordinario dell'opera educativa che lui ha fondato. Parlava del tempo, Andrea. Eppure negli anni 80 e 90 Vincenzo Muccioli e San Patrignano divisero nettamente l'opinione pubblica. Da una parte chi vedeva nella comunità il simbolo della lotta alla droga, dall'altra chi al suo fondatore criticava non tanto le finalità ma i metodi utilizzati. Andrea, secondo te il tempo alla fine ha dato ragione a tuo padre? Si dice il tempo è galantuomo, io credo proprio di sì. Oggi arrivano in comunità ogni settimana delegazioni provenienti da ogni parte del mondo, mandati da governi, da università, a studiare San Patrignano come un modello. È un modello di efficienza unico al mondo per qualità e quantità di recuperi di vite riscattate a se stesse e riconsegnate alla società. Ed è un modello educativo tenuto in grande considerazione alle Nazioni Unite, al World Economic Forum. La figura di mio padre è sicuramente in un tutto ininterrotto, perché le radici di questo albero che continua a mettere fronde rigogliose, che sono la bellezza e lo straordinario valore dei ragazzi che anziché narcotizzare con droghe alternative, noi cerchiamo di impegnarci a fondo perché possano riscattarsi in tutta la loro bellezza e in tutte le loro potenzialità. Renzo, tu sei entrato in comunità nel 1989. Quando hai cominciato a fare uso di droghe? Chi o cosa ti ha messo sulla strada di San Patrignano? Il caso non fosse stato per me, non credo che sarei entrato a San Patrignano né avrei intrapreso un percorso di recupero. Credo che per quegli anni rappresentassi un po', passatemi il termine, il prototipo di queste generazioni di oggi, cioè non usare eroina, non usare le siringhe, non credere di essere tossici, apparentemente fuori sembrava normale. Avevo la fortuna di amare molto lo sport, di essere, non che sia cambiato, però abbastanza innamorato di me stesso e quindi mi vendevo bene. E invece che cos'è la tossicodipendenza? Ma la tossicodipendenza è uno dei tantissimi modi per fuggire dalla realtà. Le generazioni di oggi, soprattutto per esempio le ragazzine, appena entrano in comunità, dopo un brevissimo periodo, dimostrano di avere più un disturbo alimentare che un disturbo di uso della sostanza. Però ancora non hai risposto alla mia domanda. Chi o cosa ti ha messo sulla strada di San Patrignano? Chi o cosa mi ha messo sulla strada di San Patrignano? La mia famiglia. Ero sposato, avevo un figlio di 8 mesi e con mia moglie siamo entrati in comunità. Quindi insieme? Sì, no, io non sono entrato subito. Sono entrati loro e poi un mese dopo circa ho capito che anche se non avevo un problema al momento, ripeto, in quel momento non usavo sostanze, avevo un lavoro, stavo bene e quindi
ero molto lontano dal ancora aver riconosciuto i miei problemi. E quindi sono venuto perché, grazie a Dio, ho avuto una famiglia con un'educazione sana, che mi ha messo dei principi, mi ha messo dei veri paletti, dei veri punti di riferimento, che hanno sempre nel tempo alimentato la mia coscienza. Quindi è vero che stavo bene, ma era anche vero che dentro di me era un grossissimo tradimento lasciare mia moglie e mio figlio in un posto dove al momento non avevo ben capito, che poi sarebbero passati anni che lei entrava lì e io li avrei visti non so quando. Ero, come vi dicevo prima, ancora una volta molto proiettato verso me stesso, quindi era faticoso, al di là dell'idealizzare certi concetti, poi metterli in pratica. Ma qual era la quotidianità a San Patrignano quando c'era Vincenzo? Tu che rapporto hai avuto con lui e che ricordo ne conservi? Io sono stato, credo, estremamente fortunato fin dal primo giorno, perché, ripeto, dovevo entrare con mia moglie e non entrai. E un mese dopo mi presentai davanti a San Patrignano e elusi un po' il servizio che c'era davanti all'ingresso, perché lui usciva dall'ufficio, stava andando alla macchina, gli arrivai sotto e gli dissi: io sarei il marito di Barbara, sai, non sono voluto entrare, ma sono un... vabbè, ho usato altri termini, comunque, sono uno sprovveduto, eccetera. Mi aspettavo una reazione diversa. Avevo i capelli ancora più lunghi di adesso e mi ha messo a posto i capelli. Mi ha sistemato un po' e mi ha chiamato il responsabile di allora dei muratori e mi ha detto: dai, tranquillo, vai. Non aveva bisogno di spiegare le cose, le sentivi più che altro. E le faceva. Andrea, soprattutto. Renzo, ma anche tanti ragazzi, ragazze di San Patrignano, dicono di aver trovato in Vincenzo un padre. Un padre da condividere praticamente. Ecco, il papà Vincenzo con i ragazzi di San Patrignano era lo stesso papà che era con te e tuo fratello Giacomo? San Patrignano è nata su questo presupposto. È una famiglia che i miei genitori hanno sentito il bisogno, ma anche la responsabilità, di allargare. E non mai riusciti a fare nulla se non fossero stati disposti a vivere e a trattare tutti i ragazzi che sono arrivati come me e mio fratello. E devo dire che il mio privilegio di figlio è stato riuscire a capire quello che mio padre mi diceva sempre, cioè che l'amore non è come una torta che si divide a fette e ne tocca un po' a ciascuno, ma è una cosa che più dai e più si moltiplichi e più ricevi. E io questo l'ho vissuto tra i ragazzi come Renzo, con cui sono cresciuto e che ho sentito veramente fratelli, ancora più che come ci si sente fratelli in un semplice legame biologico. Grazie allora ad Andrea Muccioli, è molto, molto bella quest'ultima cosa che ha detto. Grazie anche a Renzo Picutti. E Tiberio, sul filo del ricordo. Sul filo del ricordo.